Può il Premier porre veti agli emendamenti su temi economici? In Inghilterra non esiste la Corte Costituzionale, i magistrati non hanno le garanzie dei magistrati italiani. La deriva autoritaria è un argomento inconsistente. Il rischio autoritario viene dallo squilibrio dei poteri in questo Paese, ma questo è un altro discorso. Infine, chiudo, si dice Renzi vuole la legge elettorale per andare a votare subito. In questa accusa non c'è alcun rispetto, questa volta sì, costituzionale, per il Capo dello Stato. Noi oggi l'alternativa è fra chi accetta la sfida delle riforme e del cambiamento e chi è seduto in un decadente conservatorismo. Grazie. La ringrazio, deputato. Adesso chiede di intervenire il deputato Ignazio La Russa. Prego, onorevole La Russa, dov'è? Ah, qui davanti al comitato. Prego. Grazie, presidente. Annunzio da parte del gruppo di Fratelli d'Italia il voto a favore di tutte le richieste di dichiarare di non doversi procedere ai lavori, quindi sia riferito al profilo di costituzionalità che di merito, perché riteniamo che questa legge in questo momento soprattutto non dovrebbe essere discussa dal Parlamento, e perché prima avremmo dovuto completare l'iter della riforma costituzionale, e perché i profili e di incostituzionalità e di inaccettabilità nel merito sono evidenti, ne indico solo due. Uno, ripercorriamo in maniera quasi uguale al Porcellum il problema dei nominati, perché per molti partiti non ci sarà neanche un deputato eletto con la volontà dei cittadini, ma saranno eletti solo tutti, perché messi lì come capolisti. L'altro tema, sotto il profilo sia di merito che di costituzionalità, che cito, è quello dell'assenza di una soglia di presenza al voto nel ballottaggio, che consentirebbe anche a chi ha avuto solo il 25% magari di presenti voti al primo turno di essere eletto con il doppio dei seggi che gli spettano, magari grazie al voto al ballottaggio di un numero infimo di persone in via teorica. Detto questo, poiché ho 5 minuti, presidente, io credo che sia giusto mettere in collegamento questa discussione su quello che sta avvenendo. Vede, in quest'aula abbiamo ricordato, e credo che fosse giusto, il 70° anniversario della Resistenza. Magari non mi sono piaciuti i toni, non li sentivo così privi di riflessione da molti, molti anni, e in quest'aula Violante aveva avuto toni ben diversi, rievocando quei giorni tragici della storia italiana. Ma vede, pazienza, il problema è che non so se per riflesso mal riposto, mal sentito, di quello che facciamo in aula, parliamo di una cosa che agli italiani purtroppo interessa poco, mentre hanno sentito il clima di nuovo, come lo possiamo dire, un po' unilaterale della ricostruzione di quegli anni. Fatto sta che questa notte, dopo molti anni che questo non avveniva, a Milano ci sono stati 3 attentati. Noi parliamo di riforma costituzionale, ma a Milano la sede di un sindacato è stata incendiata, una libreria, certo, con libri di destra, è stata bruciata, vi ricorda qualcosa questo? E anche la sede di una forza politica non presente in Parlamento, e perciò immagino non c'è niente di male, secondo alcuni invece c'è, è stata pure bruciata. Io mi chiedo se una riflessione la vogliamo fare su questo, o se invece tutto scivola come se niente fosse, proprio nel giorno in cui onorevoli signori del governo, oggi così presenti in quest'aula, ne siamo lieti. Che bello vedervi tutti qui per la cosa che più interessa agli italiani. Oggi, non so se qualcuno ve l'ha detto, l'India ha di nuovo rinviato al primo luglio l'avvio del procedimento nei confronti dei Marò, che, se non mi sbaglio, Renzi aveva detto essere un tema prioritario per questo governo. Che cosa intendete fare, oltre che impedirci di discutere la legge elettorale o anteporla a problemi più importanti? Io me lo chiedo in maniera disincantata, presidente. Noi saremo qui oggi
per testimoniare il nostro no a queste leggi, a questa legge elettorale, e per testimoniare che ci sono cose assai più importanti di quanto voi vorreste farci credere, magari grazie a un voto di fiducia che sarebbe uno scandalo. La ringrazio. Adesso, come ultimo intervento, è iscritto a parlare il deputato Michele Nicoletti. Prego, deputato Nicoletti. Grazie, signora Presidente, colleghe e colleghi. Le pregiudiziali di costituzionalità e di merito che sono state avanzate pongono questioni fondamentali a cui è doveroso almeno tentare di rispondere nel giro di pochi minuti. La prima questione sollevata da più parti ha a che fare con l'uguaglianza del voto e riguarda la problematicità cosiddetta del premio di maggioranza. Ora, ciò che la Corte ha chiaramente individuato come inaccettabile nella legislazione preesistente è l'attribuzione